Un momento per fare il punto sui corretti stili di vita, sull'attività sportiva e la sana alimentazione, per dare informazioni in merito ai positivi effetti che tali comportamenti possono indurre in termini di vita della cittadinanza. È stato questo il tema trainante della tavola rotonda intitolata Alimentazione, ricerca, sport e benessere, svoltosi nell'Arena Piemonte del Salone del Libro di Torino, organizzata dagli Stati Generali dello Sport e del Benessere del Consiglio Regionale del Piemonte. Gli interventi sono stati moderati dal giornalista di Rai Sport Federico Calcagno. Giovanni Brancato, nutrizionista e protagonista di record nelle attraversate marine a nuoto, Paola Cane, esperta di innovazione di tecnologie relative allo sviluppo degli alimenti, Maurizio da Milano, olimpionico plurimedagliato nella marcia, e rugbisti Carlotta Guerreschi, nazionale Ital Donne, Eric Do, nazionale Ital Rugby, e Nanni Ranieri, direttore tecnico dell'Accademia del Rugby di Torino, nonché ex campione italiano di questo sport, si sono scambiati interessanti punti di vista. Sei stato un grande campione. Ma l'importanza, quindi, tu l'hai vista, della nutrizione per essere un grande sportivo e una persona in salute? Ma fondamentali, non solo per lo sportivo ma per tutte le persone. L'abbinamento tra esercizio fisico, che possa essere sport in una certa parte della nostra vita, o l'attività fisica da continuare per tutta la vita, unitamente a stili corretti alimentari, quindi una buona alimentazione, un'alimentazione sana, un'alimentazione che sia equilibrata rispetto anche al movimento, all'attività che facciamo, sono fondamentali intanto per la prevenzione di tantissime patologie, per mantenerci in salute, e poi sicuramente perché attraverso una buona alimentazione siamo in grado di mantenere anche più a lungo la nostra qualità di vita. Lo sport, i grandi risultati e la scuola di vita si ottengono con il sacrificio, l'impegno, la sofferenza anche del raggiungerli. Ma parlo a giusta esperienza, perché faccio sport da quando ho 9 anni, sport agonistico. Oggi ne ho quasi 63, quindi immaginate, sono tantissimi anni. Alla fine si riducono solamente in due momenti importanti: rigidità assoluta nel modo di nutrirsi e quindi alimentarsi, e allenamento, quindi amore per le due cose, amore. Non mangiare per mangiare, non fare sport per fare sport, ma fare sport e mangiare per amore. Questa è una cosa estremamente importante. Questo mi permette prossimamente di poter fare un'altra traversata. Magari avessi 20 anni faccio più rumore, ma ne ho 63, ma sono sempre in buoni livelli. Ma grazie sempre al rispetto di queste regole.